Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Apri Video Review, dove vi andremo oggi a mostrare un titolo che non capita molto spesso, free, completamente gratuito, ma che però in questo caso contiene un piccolo trucchetto per farvi spendere dopo aver scaricato l'applicazione, quasi senza ve ne accorgiate, tra virgolette. E quindi ritengo sia interessante mostrarvi questo gioco che si chiama Super KO Boxing 2, che presenta una grafica davvero stupenda, questo stile un po' cartoon. Presenta un gameplay molto ben congegnato, tutte le modalità di gioco complete. E che cosa manca? Che cosa non va? Chiederete voi. Beh, ve lo mostrerò fra un secondo. Prima permettetemi di andare in una modalità a caso per mostrarvi che cosa si tratta il titolo. Vedete che già dal menu è veramente molto molto ben realizzato il gioco. Ci sono questi personaggi che hanno uno stile da fumetto stupendo, ognuno con le sue caratteristiche, eccetera, eccetera. E che dovete riuscire a sconfiggere. Ah, qui è solo una lista dei personaggi, scusatemi. Torniamo pure indietro, andiamo su Circuits. Facciamo pure Continue. Qua ci viene chiesto, e qui sta il trucco, se vogliamo usare questi steroidi, questo doping, tra virgolette, per essere un po' più potenti e per andare a sconfiggere l'avversario con più facilità. Noi, mi parlo all'inizio del gioco, ne abbiamo a disposizione 3. Io ora ne ho usato uno per provare, quindi ne ho due. E è proprio qui il trucco che vi spillerà un po' di soldi più avanti. Ma andiamo con ordine. Quindi ora io decido di non prendere questo steroide, questo doping. E vi mostro quello che è il gameplay di Super KO Boxing 2 per iPhone ed iPod Touch. Dunque, guardate, la grafica, lo stile di gioco è stupendo. È veramente molto molto bello e secondo me è uno dei titoli forse più carini per iPhone. Guardate, è veramente stupendo. Ha uno stile tutto suo. Allora, il tutto avviene sostanzialmente in una sorta di prima persona. Noi siamo questo personaggio piccolino, possiamo muoverci, vedete, a sinistra, a destra, velocemente come vogliamo, quasi fosse un manga, e tirare dei pugni col destro, col sinistro, tramite questa piccola questi piccoli due bottoni virtuali. Questo manderà un diretto, questo manderà un gancio. Possiamo muoverci e nel momento in cui questa barra verde qui a destra si riempirà completamente, potremo usare il nostro colpo speciale. Mentre qui, premendo su questo pulsante in basso a sinistra, potremo parare i colpi, anche se forse è meglio non farci colpire. E vedete, guardate, è veramente molto molto bello. Il gioco è molto molto fluido, davvero ben realizzato, il gameplay è coinvolgente. E per rialzarsi dal KO, qui in questo caso dobbiamo riuscire a toccare lo schermo nel momento in cui i due numeri si congiungono sulla videata. Andiamo quindi a continuare, vediamo di stendere il nostro avversario. Magari agendo un po' più velocemente. Ora questo qua è già un livello un po' avanzato. Potete vedere come sono già in difficoltà. Guarda, non riesco nemmeno a colpire l'avversario, incredibile. I primi livelli sono davvero molto facili, ma poi quelli dopo verremo messi al tappeto parecchio velocemente. Guardate, questo indiano non fa una piega. Para tutti i nostri colpi e non abbiamo altra scelta se non cercare di muoverci, ma veniamo perennemente messi al tappeto. Ok, qua ci viene suggerito chiaramente: prova questo steroide, almeno riuscirai a batterci, no? A battere il tuo avversario. Ok, lo uso. Vediamo che lo uso. Rientriamo nel match. E vediamo se qualcosa è cambiato, eh? Un aspetto molto più muscoloso, potete vedere. Cambia poco, mi sembra, eh? Però i nostri colpi sono molto più forti, guardate. Abbiamo anche il colpo, vedete, speciale. E avete visto, in pochissimi secondi ho messo KO un avversario che prima non c'era verso, non c'era assolutamente verso di buttare per terra. Andremo fino in fine dell'incontro così da battere questo capo indiano.
Vediamo se riuscirà ad alzarsi. Forse per essere addirittura per terra adesso. L'abbiamo sconfitto. Guardate, in un round, una manciata, con una manciata di secondi, una decina di secondi, ho avuto la meglio. Mentre prima ero andato a tappeto 3 volte ed avevo perso. Il trucco cos'è? È che gli steroidi chiaramente all'inizio sono 3, ma poi finiscono. E ci viene chiesto di comprarne altri. Naturalmente pagando. E gli avversari sono completamente impossibili da battere senza questi steroidi. Sono davvero impossibili. Quindi, se volete riuscire a superare il gioco, oltre i primi 3 livelli, non lo so, 3-4 livelli, sarete comunque costretti a pagare questi steroidi che costano comunque un prezzo abbastanza significativo. È peccato perché questo gioco è davvero molto bello. Io avrei preferito magari pagarlo 79 centesimi, ma averlo completo invece in questo modo, il titolo è sicuramente sprecato. Perché praticamente non può essere giocato sostanzialmente, no? Cioè, siamo veramente costretti a comprare questi steroidi per usare un trucco. Si può batterlo solo usando un trucco. E nulla, quindi io avrei appunto preferito sia pagare l'applicazione, sia evitare di mettere una filosofia di gioco improntata all'uso di questa subdolo cheat, no? Ed è peccato perché il gioco è veramente molto bello. Sia per quanto riguarda lo stile, sia per il gameplay, che è sicuramente è elementare, ma è in grado di dare molta soddisfazione. Guardate che classe che hanno le varie schermate. E è veramente peccato. Bene, io questo era Super KO Boxing 2. Se volete provarlo, è disponibile gratuitamente in App Store. Ma sappiate che c'è questo piccolo pretesto per farvi spendere di più se volete veramente arrivare alla fine del gioco. Io con questo vi ringrazio come sempre per la visione. E a presto. Ciao ragazzi!